Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si erano radunate migliaia di persone, al punto che si calpestavano a vicenda. E Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete avere paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. Parola del Signore. Siamo lodati Gesù e Maria. Bellissima pagina del Vangelo di oggi, fratelli e sorelle carissimi, il Signore affronta due distinte tematiche. La prima, quella dell'ipocrisia, inserendo questo detto che gli evangelisti collocano in punti distinti e a seconda chiaramente del contesto in cui viene collocato assume delle valenze proprie, no? In questo caso non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto, si riferisce all'ipocrisia. Voi sapete che l'ipocrita è uno che pubblicamente appare, o meglio si atteggia ad apparire, diverso da quello che è. Un peccatore in privato, per esempio, un santo in pubblico. Questa è una cosa molto brutta e molto grave. Gesù ammonisce, state attenti, che quello che voi pensate, che tanto non vi sente nessuno e non ci vede nessuno, non soltanto che Dio ci sente, e quindi davanti a Dio siete ipocriti, ma sarà udito in piena luce e sarà annunciato dalle terrazze. Quando succederà questo qui? Delle volte quando il Signore vuole in qualche modo agire in questo modo, lo può succedere anche su questa terra, ma succederà nel giorno della redenzione. Noi dobbiamo sempre pensare che ci sarà un momento, quel momento è il giorno del giudizio universale, in cui lì si è, tutta la verità sarà svelata e davanti a tutti, per chi non si è convertito e pentito. Ed è così che si viene introdotto il discorso seguente, che segue in questo modo, no? L'ipocrita è fondamentalmente uno che non ha nessun timore di Dio e invece si preoccupa di come appare al cospetto degli uomini, o per loro timore, oppure per conservare le proprie posizioni di prestigio, di ruolo, eccetera. Cosa dice Gesù? Gli uomini non vanno temuti per nessun motivo, non vanno tenuti in nessuna considerazione, ma chi va tenuto in considerazione è Dio, colui che c'ha il potere, se noi lo irridiamo senza pentirci, poi di chiamarci a rendere conto delle nostre azioni, e poi sono guai grossi, come Gesù ci ha ricordato. Allora, i figli di Dio non hanno paura degli uomini, nemmeno quando l'uomo si accanisce contro chi cerca di vivere nella volontà del Signore, nuocendogli, quindi facendogli danni di vario tipo, che possono essere danni generalmente morali, quindi attraverso la diffamazione, la calunnia, la maldicenza, ma anche danni fisici, anche la morte, anche l'essere uccisi, anche il martirio. E Gesù anche in questi casi esorta a non avere mai paura quando dice: guardate che due passeri, nemmeno uno cade a terra senza che il Signore lo sappia, e anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Sta dicendo: voi temete me e vivete in comunione con me,
e non temete nessuno, perché adesso ci penso io. Se io ho stabilito che nessuno vi farà del male, nessuno vi farà del male. Sapete che ci sono dei casi, non mi ricordo quale martire famoso, se era Santa Agnese o Santa Cecilia, una delle sette vergini del canone romano, che prima di martirizzarla la volevano violentare. Sapete che è successo? Sì, questa non è la stessa volta sola, è diventata, come dire, pesante come un macigno di granito, e se si è piantata in un posto dove stava non riusciva a smuoverlo neanche di un centimetro. Quindi l'hanno violentata? No. Morta martire sì, ma violentata no, perché il nostro Signore questo non lo ha permesso e non c'è stato. Ci sono casi eccellenti nella Sacra Scrittura, no? Quando buttano Daniele nella fossa dei leoni perché si era rifiutato di adorare la statua di Nabucodonosor. Che hanno fatto i leoni? Niente. Dopodiché, quando il re vede che Daniele stava tanto bene, dice: Daniele, esci, esci, adesso credo nel tuo Dio. Dopodiché prende quelli che l'avevano accusato e li buttano dentro i leoni. Dice che i leoni non hanno fatto manco a tempo a vedere, se li sono mangiati seduti a stanza, si sono leccati i baffi per 3 ore, è rimasto manco un osso in giro. Dobbiamo ricordarle queste cose, perché ci danno grande conforto e grande consolazione. San Paolo ha detto che noi dobbiamo avere una cosa a cui badiamo: ascoltare la parola della verità e il Vangelo della salvezza. Quello sì, farlo nostro, cercare di metterlo in pratica per vivere in comunione con Dio. Del resto, timore di Dio sì, ma paura di niente e di nessuno. Perché chi comanda e chi gestisce le situazioni e le operazioni è il nostro Signore, e contro di Lui non ci stanno santi, non ci stanno forze, non ci stanno potenze. Se Lui permette, ha permesso; se non permette, non permette; se vuole, vuole; se non vuole, non vuole. Tutto sta a fidarsi ed affidarsi a Lui. Siamo lodati Gesù e Maria.